Tra i temi trattati in questi giorni in Costa Azzurra, e poi è molto bello parlarne proprio qui dove c'è la cittadella del cinema italiano, l'Italian Pavilion, ecco, il tema dell'intelligenza artificiale trattato da una startup molto interessante, milanese, di giovani molto in gamba, che sono particolarmente referenziati. Gli ultimi ad avervi contattato sono gli amici di Confcommercio Nazionale, o mi sbaglio? Assolutamente sì. E allora presentiamo così, con queste belle referenze, Morpheus AI, che sta appunto per Artificial Intelligence. Loro sono Simone Zin e Matteo Arnaboldi. Allora, Simone, qual è la vostra visione di futuro? Dobbiamo avere paura o è una grande opportunità l'intelligenza artificiale? Allora, la nostra visione innanzitutto per quanto riguarda l'intelligenza artificiale è molto positiva. Noi ormai ce ne occupiamo già da anni e prima di tutto l'abbiamo inserita all'interno della nostra agenzia. Arriviamo tutti e due dal mondo del performance marketing e la prima esperienza è stata proprio nostra, quindi l'abbiamo testata sulla nostra pelle, per poi arrivare invece appunto a testarla sui nostri clienti e ritrovare dei benefici incredibili. Quindi giovani ma non di primo pelo, ecco perché siete piaciuti a Confcommercio. E che cosa state facendo, se non è spoilerare, questa attività per il commercio italiano? Allora, innanzitutto la nostra attività si basa su tre punti chiave. Il primo è per quanto riguarda tutta la parte di consulenza e workshop, quindi rendere consapevoli prima di tutto le aziende su cosa è l'intelligenza artificiale, come funziona e come puoi andarla a applicare all'interno delle aziende, punto fondamentale. Il secondo è invece il nostro core, è sulla parte di chatbot, quindi prodotti che vanno ad aiutare tramite degli assistant anche le aziende, e qui abbiamo diversi aspetti, lo facciamo sia lato vendita sia lato customer care. In questo modo cosa succede? Cos'è un assistant? L'assistant è un'intelligenza artificiale che va proprio a aiutare le persone, le aziende a ricoprire diversi ruoli, che possono essere ruoli come, ti faccio l'esempio di un'agenzia di comunicazione, ok, un assistant può essere ad esempio un social media manager, un grafico, quindi può andare a fare delle operazioni che solitamente andrebbe a fare la persona all'interno, ma lo va a aiutare, quindi non stiamo vedendo l'intelligenza artificiale come la vedono in tanti per andare a sostituire delle figure, ma bensì a dare un supporto, quindi soprattutto per le piccole aziende, ok, quindi le PMI, ma anche le agenzie di comunicazione più piccole, avere un aiuto magari con meno fondi per poter crescere, quindi dare un valore aggiunto a quelle aziende che hanno potenziale ma magari all'inizio non hanno dei fondi, oppure a quelle più strutturate, appunto velocizzare alcuni processi. Ecco, questo è un messaggio molto bello e devo dire anche molto chiaro, ma a questo punto lasciamo questo mondo fantastico delle imprese e andiamo nella lunga filiera dell'industria cinematografica. Ritorniamo al sogno di stare a Cannes. Per il cinema l'intelligenza artificiale sembrerebbe che sia una minaccia col punto esclamativo, se penso agli scioperi in America. Matteo, dove dobbiamo guardare invece per trasformare l'intelligenza artificiale in opportunità all'intero campo della cultura? Allora, sicuramente, come hai detto, la questione degli scioperi che ci sono stati di recente fanno proprio enfatizzare questa paura che hanno gli attori e comunque tutte le persone che lavorano in realtà nel campo, perché gli attori sono le facciate, sono quelle persone che sono famose, quindi le persone li conoscono, ma quelli che tra virgolette sono in pericolo e hanno scioperato sono anche tutti i tecnici, tutti quelli che fanno la filiera, esatto, tutta l'intera filiera. Noi sentiamo degli attori perché sono i più eclatanti, diciamo. Infatti quello che stiamo andando a vedere, ma in tante produzioni molto importanti che ci sono state, da Star Wars fino a tanti, alla Marvel banalmente, dove non esiste più il famoso teatro di posa con tutta la sceneggiatura, ma è un grandissimo green screen dove, cioè, viene tenuta solo la faccia dell'attore e tutto il resto è ricostruito in CGI. La CGI è parte dell'intelligenza artificiale e quello che stiamo vedendo anche, parlo del mondo videoludico che sta andando molto in affondersi con quello del cinema, con Unreal Engine 5 ad esempio, che è un motore grafico di ultima generazione con cui vanno a creare veramente degli ambienti che non esistono. La qualità grafica e la resa grafica è indistinguibile ad oggi da una macchina da presa reale che sta registrando qualcosa. Allora, quindi chiariamo a questo punto che siamo realmente al Majestic, questo è sudore umano, perché questo, diciamo, è intraducibile con l'intelligenza artificiale. Però volendo fare una battuta, e quindi mi correggete se vi dico, la creatività deve rimanere umana e il processo in serie è l'intelligenza artificiale? È quello che noi promuoviamo, primis con il nostro lavoro verso le imprese, ma dal nostro punto di vista rimarrà così un po' ovunque, perché aiuta nel lavoro, velocizza alcuni processi,
ma il fattore umano rimarrà. Allora, la mia sintesi va bene per Matteo, va bene anche per te, puoi aggiungere assolutamente qualcosa? Assolutamente no, appunto toccando quest'ultimo punto, come ti dicevo prima, per esempio parlando dei chatbot, degli assistant, come ti dicevo prima, danno una mano, magari ti danno quelle idee in più che da solo non ti vengono in mente, quindi dopo quelle idee vanno tramutate in altro, quindi hai capito, è proprio un aiuto, non è andare a sostituire. Questo è quello che ad oggi è la nostra visione per quanto riguarda le AI, un acceleratore. E allora Simone Zin, Matteo Annaboldi, seguiteli su Morpheus AI, che veramente può essere la svolta per implementare il vostro lavoro sia come professionisti che come imprenditori.